Andiamo avanti perché è arrivato il turno di un tutor che mancava da un po' di tempo qui a Detto Fatto. Ho visto dei macchinari un po' strani vicino alla sua postazione. Speriamo che non si sia montato la testa nel frattempo, perché è tornato Fabiano Oldani. Ma cos'è, Fabiano? Ma cosa penserai mai? Perché pensare male di me? Bentornato Fabiano. Bellissimo rivederti. Noi quest'anno vogliamo, siamo un po' più ambiziosi, no? Vogliamo sempre prenderci cura delle piante che ci date voi da casa, ma vogliamo vedere subito oggi quello che succederà dopo le nostre cure, un po' come un viaggio nel tempo, ed ecco perché mi sono circondato di questa tecnologia superba. E dopo ci spiegherai per bene di cosa si tratta, Fabiano, perché intanto una cosa, dimmi. Non vedo piante. Non vedi piante? Aspetta, ti dico subito, perché intanto chiariamo subito una cosa, che la tua vecchia clinica Oldani si è evoluta e da oggi sarà il laboratorio Oldani. Quindi qui succederanno veramente delle cose molto particolari. E a proposito di cose particolari, c'è una video richiesta per te. Guarda. Ciao Detto Fatto, sono Eleonora e ho 26 anni. Ogni anno con la mia famiglia siamo soliti addobbare per Natale un abete vero, però quest'anno ci troviamo di fronte ad un albero un po' rovinato e non molto vigoroso. Avete qualche consiglio per rinvigorirlo un po'? Grazie mille, un bacio. E questo è l'abete della nostra amica, che fa un po' veramente un po' di compassione. Dai, accendiamo un cerino di barlume di speranza, perché è stata bravissima, ce l'ha tenuto, e secondo me per qualche anno, perché guardando la vegetazione così diradata, guardando queste punte così assottigliate ed ingiallite, cioè per carenza di nutrienti, dunque mal gestite, mi viene da dire che qualche anno questa pianta l'ha trascorso nel vaso. Va bene, questo è un abete tipico delle Alpi, giusto? Lo troviamo naturalizzato nelle zone alpine, centrali ed orientali, ma anche nella fase degli Appennini. Per cui sì, è una di quelle piante che insomma ama quell'ambiente, ecco sì, montano, con la neve, con la brina che si scioglie sul lago che la sugge. Sei diventato anche poeta nel frattempo. Allora, a proposito di quello che mi hai detto adesso, che è molto importante, dovete sapere che secondo un'importante ricerca sono quasi 4 milioni gli alberi veri che vengono addobbati a Natale, e pensate, quasi il 90% di questi non sopravvive alle feste. Questo che cosa significa? Questo a causa dello shock idrico e proprio del trapianto che viene fatto a questi alberi. Si stima che dopo l'Epifania vengono smaltite ben 34.000 tonnellate di piante morte. Fabiano, allora, noi siamo qui oggi per fare che cosa? Per fare in modo che questo non succeda. Esatto, limitare queste tonnellate. Però, perché dobbiamo cercare di mantenere in vita questi abeti, almeno per sfruttarli negli anni a venire. E questo ce lo insegnerai tu. Sì. Allora, sono rimasto qua ad attenderti in questa posizione per far vedere il particolare che ci suggerisce gli anni che la pianta ha trascorso in questo vaso. Le radici fuoriescono perché cercano un'altra casa. Beh, naturalmente, per ovviare a questo problema esiste il trapianto che ben conosciamo. Due suggerimenti al volo: vaso 10 cm più grande e terriccio a base di torba. Magari non lo faccio e stringo su un'operazione invece importante, perché devo dirlo, armatevi di coraggio, di una forbice di potatura e potate la pianta. È semplice, ci vuole solamente un po' di coraggio, via. Tutti gli apici vegetativi si possono tranquillamente ridurre di circa 10-15 cm. Ogni ramo che tagliamo favorisce la formazione di altri 2-3 rami. Per cui questa operazione è interessante, perché permetterà alla pianta di diventare più folta. Ok, senza paura l'andiamo a modellare. Naturalmente la sua forma tipica è quella conoidale, perciò dobbiamo cercare di ritornare alla stessa. Quindi più stretto sopra e più largo sotto. Esattamente. Giusto? Senti Fabiano, ma bisogna tagliare anche le radici? Se l'apparato radicale si è avviluppato, cioè se una volta sfilato il vaso vediamo la radice che gira su se stessa, beh sì, allora in quel caso è interessante intervenire, perché una radice potata, solo in questi casi mi raccomando, perché spesso e volentieri dico non toccate l'apparato radicale, beh, solo in questo caso e in altri rari casi la radice invece va tagliata perché possa rigenerarsi con noi piccole radichette e di conseguenza avere la possibilità di assorbire nuovamente i nutrienti. Stai tagliando tanto, vedo. Fabiano. Ma bisogna fare questo, perché poi la pianta si rinfoltirà dal centro, se la lasciamo invece scappare ciò non può succedere. Di quanta acqua ha bisogno questo abete? Beh, ricordando appunto la provenienza di questa pianta, che durante l'inverno la trascorre
lei trascorre in un posto sicuramente freddo, a riposo vegetativo, ecco, mi raccomando, nel vaso, acqua magari anche solo ogni 10 giorni, 15 giorni, ma interessante barra fondamentale per aiutarla a ricreare la condizione è la nebulizzazione sulla vegetazione aerea. Perché si fa questo? Perché le ricorda molto quello che lei ama, trovarsi in natura. Quindi la brina che c'è in montagna, quella brina? La brina, no? Che si scioglie sul lago che la sugge. Wow, vabbè. A proposito di acqua, a proposito di nutrimento, c'è un concime particolare per questi alberi? Brava, me l'hai ricordato, Fabiano. Ci prepariamo sempre durante la primavera e l'estate un concime liquido a base di azoto con un'aggiunta di fosforo che fa bene all'apparato radicale. E poi diciamolo, per tutti coloro i quali che avranno tagliato l'apparato radicale, interessante aggiungere le micorrizze, quei funghi che mi aiutano a rigenerare la radice. Per me, detto questo, è tutto ok, per cui se me lo concedi porterei la pianta sulla nostra macchina del tempo. Esattamente, questa è una macchina del tempo, che cosa succederà? Noi abbiamo appena, mettiamo su questa macchina del tempo la pianta che abbiamo appena curato e la manderemo nel futuro per capire come diventerà fra, che ne so, quanto? Beh, non un giorno a caso, direi il 15 dicembre 2021 arriverà la pianta e subito la faremo ritornare nel 15 dicembre 2020 perché oggi vogliamo vedere quello che fra un anno sarà successo a questa bellissima pianta. Ovviamente con le tue attenzioni e con le tue cure. Vediamo che cosa succede alla pianta fra un anno. Posso? Dovrebbe di... Vai, vai. Oh! Olè! Che succede, Fabiano? Non lo so, però devo ricordare a tutti assolutamente che la pianta va curata nel modo in cui vi ho detto, perciò ricordatevi il trapianto, io oggi non l'ho fatto ma dovrete farlo, terriccio a base di torba, concimazioni liquidi ogni 15 giorni, micorrizze se tagliate l'apparato radicale e potatura soprattutto, perché la nostra pianta avrà bisogno delle vostre cure, altrimenti questa magia non potrà esistere. E questa è la pianta fra 12 mesi! Wow. Anche perché è Natale, ma è successo veramente. È rinata a nuova vita. Abbiamo visto che hai messo anche un vaso più grande. Quindi mi raccomando, tu Fabiano sei un nome e una garanzia per le nostre Grazie piante, veramente. Guardate il prima e il dopo di questa pianta. Sì, ovviamente sì. Ricordate di registrare questo tutorial perché dovrete fare esattamente quello che ha detto Fabiano. Ci vediamo ovviamente alla prossima, Fabiano. Adesso andiamo avanti tutta con il nostro almanacco di Detto Fatto.